Super GG ragazzi e ragazze, eccoci qua in un nuovo video. Ad oggi siamo arrivati alla terza fase dello scioglimento della neve. E come vedete qua la neve si sta iniziando a ritirare veramente tanto. Se non erro, le fasi di scioglimento della neve dovrebbero essere 9, in modo da di sciogliere tutta la neve in tutta la mappa. Quindi una volta completate tutte le fasi, la mappa sarà completamente spoglia dalla neve. La quarta fase dello scioglimento della neve è prevista questo giovedì 13 alle ore 10 e via dicendo. Quindi andando avanti di 3 giorni in 3 giorni, quindi ogni 3 giorni avremo una nuova fase. La fase numero 5 probabilmente sarà implementata, quindi la neve continuerà a ritirarsi il 16 gennaio alle ore 10. Ma andiamo avanti alla fase dello scioglimento che più ci interessa, ossia la fase numero 6. Perché la fase numero 6? Ebbene sì, la fase numero 6 è quella dove dovrebbe essere visibile Pinnacoli. E quindi la neve che ricopre Pinnacoli si scioglierà. Cosa molto curiosa, questa fase dovrebbe essere implementata martedì 18 alle ore 10. E guarda caso, quel giorno ci dovrebbe essere la patch 19.10. Guarda caso, Pinnacoli non è ancora presente nei file di gioco. Quindi, il giorno stesso, ovviamente, dovrebbe essere così, sarà implementata Pinnacoli. Quindi nella patch saranno implementati i file riguardanti Pinnacoli. L'ho già accennato nel video precedente, dove vado a parlarvi, anzi vado a dirvi una mia ipotesi e teoria sul ritorno di Pinnacoli pendenti. Vabbè raga, pieno di lupi, io non so se voi li state sentendo, ho l'audio di gioco un po' basso, però è pieno di lupi. Pinnacoli pendenti è certo che ritornerà, ma in che modo ritornerà Pinnacoli pendenti? Praticamente da un leak della nostra mappa completamente con la neve disciolta, possiamo vedere che nel luogo in cui si trova Pinnacoli, si dovrebbe trovare Pinnacoli pendenti, c'è una macchia, sembra ricoperta di cenere, di terra, raga, non si capisce, però comunque non c'è Pinnacoli pendenti. Oppure sembra coperta da qualcosa. Ciò che dicevo nell'altro video, se non l'avete visto nelle altre schede, è veramente interessante e potrebbe essere una cosa abbastanza plausibile. È una mia teoria, non l'ho ancora sentita in giro, fatemi sapere se voi l'avete sentita. Ma quello che penso è che Pinnacoli sarà ricoperta da della terra, da del fango, o non so cosa sia, e noi dovremmo disotterrarla. Ebbene sì ragazzi, disotterrarla. Quindi con i nostri picconi, insieme a tutta la community, andremo là a picconare giorno per giorno in modo da disotterrare la città. Non è una cosa nuova di Fortnite, sì, perché nella stagione 8 del capitolo 1 abbiamo avuto a che fare con questi scavi, li chiamavamo scavi. Apparivano queste sorte di cantieri con delle ruspe e noi dovevamo andare là con tutta la community di tutto il mondo, ragazzi. Dovevamo andare a picconare e piano piano recavamo sempre più danno a quelle pietre e andavamo a scoprire nuove cose e creare veramente un buco, raga. Creavamo un buco nella mappa noi della community, eravamo noi che picconando andavamo piano piano a disotterrare qualcosa o a scoprire qualcosa nel sottosuolo. E io vi dirò, nonostante tanta gente non veda l'ora che torni Pinnacoli per andare là a tryhardare tutti quanti insieme, l'idea di andare a disotterrarla noi non è male, non è male, è divertente, ci sta come cosa. Poi soprattutto per noi creator, nelle nostre live, nei nostri video ci divertiremo un sacco. Quindi spero veramente che questa ipotesi sia così. Non so ragazzi, ma vedendola così coperta, perché è coperta, poi non so perché, magari non volevano spoilerarcela per sapendo che i leakers avrebbero trovato la mappa e non volevano spoilerarcela, quindi hanno coperto in qualche modo la città. Ma neanche quello raga, perché comunque si vede che qua c'è Pinnacoli, si vede
benissimo, si vede benissimo. Quindi, una volta che la neve si scioglierà qua sotto, non ci dovrebbe essere subito pinnacoli, ma un cumulo di terra. Terra, fango, non so, chiamiamola in questo modo, che tra l'altro poi scende anche sino al lago che c'è qua al centro. Infatti dovrebbe esserci un piccolo porticciolo ormai distrutto, come potete vedere. E raga, vediamo. Vediamo se sarà proprio così. Io non ne ho idea, non ne ho idea. Però è una mia ipotesi, raga. Non è una cosa che ho letto, non è una cosa che c'è scritta nei file di gioco, da nessuna parte. Raga, non è sicuro, è una mia ipotesi. Mia personale ipotesi. E fatemi sapere se anche voi, dato i dati che vi ho dato, la condividete, questa ipotesi. E soprattutto fatemi sapere se una roba del genere vi potrebbe piacere, se siete contenti che ci potrebbe essere una roba del genere, quindi un aiuto della community per liberare la nostra città preferita. Oddio, la nostra non è che sia preferita da tutti, beh, di sicuro no. Anzi sì, ci vanno tutti i traiardoni. Andate lì, andate là, io me ne vado da un'altra parte tranquillo a divertirmi durante la partita. Poi ovviamente vi troverò in endgame. Mi trovo nello shop giornaliero per ricordarvi a tutti voi che se volete supportare questo canale potete digitare lì in basso a destra su supporta a un creatore il mio codice FedePia, maiuscolo o minuscolo è uguale, cliccare su accetta. Vi ricordo inoltre di aggiornarlo ogni 14 giorni perché scade. Ovviamente tutto questo non è obbligatorio, grazie mille a chi lo fa e grazie mille a chi lo farà. Ci becchiamo in un prossimo video serale, vi ricordo dal lunedì al venerdì un video alle 21 o alle 21:30 e il fine settimana mi trovate in live. Ciao!